Sempre in Piemonte, il Presidente del Consiglio ha visitato la più grande industria dolciaria italiana, che è anche la più importante del mercato comune europeo. Il signor Michele Ferrero, amministratore delegato, gli porge il saluto prima della lunga passeggiata attraverso i vari reparti di lavorazione. Il Presidente del Consiglio risponde complimentandosi per i traguardi raggiunti e auspicando sempre nuovi successi. La visita si svolge attraverso i grandi magazzini delle materie prime, dove si trovano gli immensi silos capaci complessivamente di migliaia di quintali. Poi nel nuovo reparto per la lavorazione del latte, in quello per la tostatura e la pressatura del cacao e poi ancora nei settori a ciclo continuo per il modellaggio e il confezionamento del cioccolato e la lavorazione delle caramelle. Gli stabilimenti si estendono su 270.000 metri quadri e occupano 6.000 dipendenti. Ogni anno in questi stabilimenti vengono lavorati 250.000 quintali di zucchero, 120.000 quintali di cacao, 60.000 quintali di nocciole e 40.000 di latte. 2.000 automezzi riforniscono settimanalmente oltre 250.000 punti di vendita. Nel 68 è previsto un fatturato di circa 85 miliardi.